Con vivo rammarico devo comunicarvi che per un imprevedibile disguido la copia dell'annunciato film cecoslovacco non è giunta in tempo e quindi la proiezione non potrà avvenire. Via! Dove andate? Fermi tutti! In sostituzione verrà proiettato l'immortale capolavoro del maestro Sergei M. Einstein, la corazzata Potëmkin. Stasera noto una tensione più vibrante. Si interessano, scambiano commenti. Sì, partecipano, professore. Non si scambiavano commenti. Nel buio della sala correvano voci incontrollate e pazzesche. Si diceva che l'Italia stava vincendo per 20-0 e che aveva segnato anche Zoff di testa su calcio d'angolo. Allora, apriamo il nostro solito dibattito. Chi vuol parlare? Lei, Filini? Calboni? Scusi? Posso dire una parola io? Ah, la nostra merdaccia! Venga, venga, Fantocci, si accomodi. Finalmente ha trovato le parole. Chissà quale profondo giudizio estetico avrà maturato in tutti questi anni. Dica, dica. Allora? Per me, la corazzata Potëmkin è una cagata pazzesca! Bravo! Bravo! 92 minuti di applausi! Hai capito? Merdaccia! Brucia! Ecco gli stivali dei soldati! Per prima cosa distrussero per sempre la maledetta copia personale della maledetta corazzata Potëmkin. Lasciatelo qui noi! Sui ceci! Sui ceci! Guarda! Il cuocchio della madre! Le carrozzelle col bambino! Ecco il tuo montaggio analogico! Halt! Un momento! Ed ora? Le proiezioni! Guidobaldo Maria Ricardelli fu costretto per 2 giorni e 2 notti consecutive a visionare ininterrottamente a rotazione. Giovannone a coscia lunga, l'esorciccio e la polizia si incazza. Vuole un caffè? Un po' di caffè. Ecco. E stai su, merdaccia! Ughino, un cafferino. No. Bravo, che eroe, Fantozzi. Fino a che all'alba del terzo giorno la polizia si incazzò davvero. Non avete scampo! Siete circondati! Arrendetevi! Mai! Mai! Fantozzi, sono il direttore dei direttori! Le consiglio di rilasciare immediatamente l'ostaggio e di dare ordine di resa senza condizioni! Mai non ci avrete! Mai, capito? Mai non ci... Forse... Basta! Per compensare in parte il professor Ricardelli della perdita irreparabile della sua preziosissima pellicola, gli ammutinati furono condannati a una punizione orrenda da girone dantesco. Dovevano far rivivere almeno la sequenza principale del capolavoro distrutto, tutti i sabati pomeriggio, fino all'età pensionabile. Possiamo cominciare!
Muoia, Filini! Ah! Oh, oh sì, il traditore! Mascalzone! Ci vendicheremo! Giù il giovinetto! L'occhio della madre! Fuoco ai soldati! Assassino! Via la carrozzella! Mi raccomando, spinghi piano. Sì, ragioniere. Perché oggi è già la quarta volta. Oddio, oh mamma, oh mamma, oddio. Bravo, Fantocci. Poi lei è così pienotto, paffuto come un lattante. Stia tranquillo, nessuno le toglierà mai questa parte. Lei ha proprio le physique du rôle. Adesso ne facciamo un'altra, eh? Una? Sì, sì, un'altra. Vabbè. Ne facciamo un'altra? Sì, un'altra. Bene, ha visto il montaggio analogico? Quasi meglio di quello del maestro. Ricominciamo, tutti ai vostri posti!